Se pensavate che migliorare uno Zenfone 2 fosse difficile, beh, vi sbagliavate, perché Asus in questo Zenfone 2 laser non ha aggiunto solo un autofocus laser, ma ha risolto tutta una serie di piccoli punti che rendono questo Zenfone 2 laser, almeno in questa variante da 5 pollici, ancora migliore del modello lanciato solo pochi mesi fa. Scoprite il perché nella recensione di Asus Zenfone 2 laser. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Asus Zenfone 2 Laser, per la precisione ZE500KL, ovvero la variante da 5 pollici. Esiste anche una variante da 5 pollici e mezzo che invece di 500 è 550, ovvero ZE550KL. Questa è la confezione, andiamo a vedere. Come vedete anche il cartone è curvo perché lo smartphone ha il retrocurvo. Queste sono le cuffie stereo classiche di Asus di qualità media. Abbiamo il cavo USB, micro USB e questo alimentatore che è un alimentatore da 1 A a 5,2 volt, quindi a voltaggio leggermente più alto, e i vari gommini per gli auricolari in-ear. Via la confezione e dentro il nostro Asus Zenfone 2 Laser, che esteticamente ricorda molto 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 fedelmente lo Zenfone 2 precedente o comunque gli altri Zenfone di casa Asus. Ci sono delle piccole differenze, ma che poi si riveleranno essere poi neanche così tanto piccole, onestamente, che ve lo dico subito, rendono questo Zenfone 2 Laser migliore dello Zenfone 2 precedente. E voi direte: vabbè, meno male, ci mancherebbe solo che il nuovo modello fosse peggiore. Però vi posso dire che non è facile, quando si crea un prodotto come Zenfone 2 così tanto amato dalle persone e così tanto ben riuscito per il prezzo a cui viene venduto, sfornare un degno successore sempre a un prezzo contenuto. Il prezzo rimane contenuto ed è praticamente lo stesso identico dello Zenfone 2. Ci sono delle differenze e la prima è che la backcover removibile, che era removibile anche sulla versione precedente, adesso nasconde una batteria sostituibile, cosa che invece non accadeva sullo Zenfone 2 precedente. In più, lo vedete, ci sono due slot per le SIM, cosa che anche qui non era invece vero sul modello da 5 pollici dello Zenfone 2 non laser. Quindi in mezzo secondo avete visto quali siano già due punti forti di questo smartphone rispetto al precedente modello. Terzo punto, ovviamente, l'autofocus laser a fianco del doppio LED flash a doppio colore, accanto alla fotocamera da 8 megapixel. Esiste da qualche parte nel mondo anche una variante con fotocamera da 13 megapixel, ma non è questa. Quello per il nostro mercato ha una fotocamera da 8 megapixel. La batteria, l'avete vista, è una 2400 mAh, scende quindi rispetto alla 2500 dell'altro modello, ma vi devo dire che l'autonomia è praticamente identica, se non appena appena migliorata rispetto allo Zenfone 2 da 5 pollici che avevamo visto prima. Ma c'è una spiegazione volendo anche per questo. Dimensioni 143,7, 71,5, 10,5 mm di spessore sul punto più spesso dello smartphone, che è quello centrale, quindi non sottilissimo, ma il fatto che vada a rastremare così tanto sui bordi lo rende comodo da utilizzare in mano, oltre al fatto che questa forma molto stretta e lunga è una forma appunto che aiuta moltissimo l'ergonomia di un dispositivo come questo. Il peso è di 140 grammi, quindi è più leggero anche dello Zenfone 2 precedente. Abbiamo detto che adesso è uno smartphone dual SIM e che adesso la fotocamera frontale è da ben 5 megapixel. Lo schermo, il tasto è sopra, ma è presente anche il doppio tap per sbloccare il display. Lo schermo è un 5 pollici a risoluzione HD 1280x720 pixel. Adesso non è più uno schermo IPS, è un generico TFT. Lo Zenfone 2 da 5 pollici non aveva uno schermo luminosissimo. Questo purtroppo conferma la stessa cosa, nel senso che lo schermo non è male, è buono, ma non è assolutamente fra i più luminosi della sua categoria. Anzi, soprattutto guardate la differenza con la luminosità automatica e quella manuale. Soprattutto con la luminosità automatica, la luminosità sta sempre abbastanza bassa. È sempre un po' scuro questo schermo, specialmente con la luminosità automatica. Ecco, se lo schermo non è probabilmente il migliore dal punto di vista della luminosità che ci sia in circolazione, la luminosità automatica non aiuta e quindi è estremamente consigliato passare a quella manuale, e guardate come lo schermo diventa subito più brillante. Dalle impostazioni è possibile, grazie all'applicativo Splendid, che forse ritroviamo anche qui, eccolo qua, andare a modificare la tonalità dello schermo, quindi più caldo, più freddo, un filtro luce blu che serve a
riposare gli occhi, quindi diciamo una modalità di lettura, una modalità più vivace e una invece personalizzabile dove cambiamo anche saturazione e tonalità. Andiamo a ripristinare tutto di default perché devo dire che comunque di default appunto si comporta bene, non mi sono trovato male dal punto di vista della tonalità dei colori, soltanto appunto quell'appunto, doppio appunto, sulla luminosità automatica. Android è la versione 5.0, anche qui non ci sono passi in avanti, 5.0.2. Personalizzato con interfaccia Zen UI che abbiamo imparato a conoscere con tutti gli Zenfone che abbiamo provato. La sua peculiarità, secondo me, è la personalizzazione. Un livello di personalizzazione veramente notevolissimo per uno smartphone del genere, tanti effetti di scorrimento, varie impostazioni delle preferenze. Possiamo addirittura andare a cambiare la dimensione della griglia, il raggruppamento delle app automatico. Tutte queste N sono novità dall'ultimo aggiornamento, o comunque se non sono totalmente novità, sono magari voci che hanno al loro interno delle novità. Possiamo, guardate, cambiare anche come deve apparire la singola cartella e soprattutto se scarichiamo dal web degli icon pack generici, poi possiamo andarle a sostituire. Guardate, qui ci sono degli esempi di icon pack che ho scaricato io. A me piace per esempio questo Moonshine. Eccolo qua, alcune app purtroppo, vedete, questo è un icon pack generico e quindi non c'erano tutte le icone, ma molte, vedete, le ha sostituite con un aspetto un pochino più stock, ma possiamo ripristinare tranquillamente quello della Zen UI in modo da avere un'apparenza più omogenea almeno per la recensione. Il processore, attenzione, non è più un Intel, ma è un Qualcomm Snapdragon 410 quad-core da 1,2 GHz. Difficilissimo onestamente dire se questa soluzione sia stata azzeccata o meno, se Asus ha fatto bene o meno. Fatto sta che ha messo sicuramente una CPU più sicura, nel senso che è andata più a colpo sicuro, più rodata, molto apprezzata sicuramente, forse migliore anche per il modding, e quindi sicuramente non possiamo dire che sia stata una scelta azzardata, anzi la scelta è sicuramente quella di andare sul sicuro. 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la memoria interna è raddoppiata da 8 a 16 GB e quello che vi dicevamo nella recensione dello Zenfone 2, ovvero che 8 GB di memoria interna non erano assolutamente consigliabili, quindi di puntare sulla variante da 16 GB, qui non vale più perché adesso la versione base, l'unica che dovrebbe essere disponibile in Italia, è quella da 16 GB. Poi le versioni Asus, come sappiamo, a volte sono veramente tantissime, però per adesso l'informazione che abbiamo è che solo quella da 16 GB verrà venduta in Italia, non quella da 8, il che è veramente ottimo perché essendoci 5,64 GB riservati al sistema, 16 GB sono sicuramente la scelta ottimale, visto che non è possibile utilizzare la micro SD, che comunque potete utilizzare senza tra l'altro rinunciare alla seconda SIM, non potete utilizzare questa SD come memoria principale per installare le applicazioni. Scusate, levo la notifica. Connettività LTE fino a 150 Mbit per secondo, Wi-Fi BGN, quindi non supporta la Wi-Fi a 5 GHz, Bluetooth 4.0, non è presente purtroppo l'NFC. È presente il risparmio energetico che onestamente abbiamo utilizzato soltanto per prova e non per davvero durante la nostra giornata, perché non ne abbiamo avuto particolarmente bisogno. Ci sono comunque tante opzioni di risparmio energetico. Quello intelligente, che è quello generico, che era un po' presente anche prima e che permette, tra l'altro, vedete, di impedire le applicazioni in background di connettersi a internet, lasciando però che le applicazioni di messaggistica, no, messaggistica possano comunque invece continuare a connettersi a internet. E poi abbiamo un risparmio di energia massimo che disconnette tutte le applicazioni quando il telefono è in background. In più possiamo scegliere se questa modalità di risparmio energetico si debba attivare automaticamente al 5-15% oppure di farlo invece a orari predefiniti, scegliendo fra le varie modalità di risparmio energetico. Devo dire, molto comodo. Quanto riuscirete a fare con questa batteria? Con un utilizzo stress probabilmente arriverete, diciamo, un po' al limite della vostra giornata, però devo dire che sicuramente l'autonomia è buona rispetto a tutti gli Zenfone 2 provati fino ad oggi. È probabilmente quello che ha l'autonomia migliore, non è drasticamente migliore, ma se li dovessimo mettere in scala, questo probabilmente starebbe in cima. Avevamo intravisto un po' alcune funzionalità di personalizzazione della home screen. Vi faccio anche vedere la presenza dei temi che in un sol colpo, senza andare a
toccare ogni punto vi permettono di stravolgere totalmente il modo in cui il vostro sistema appare. Ci sono dei temi solitamente chiccosissimi, oppure super tamarri, oppure super esagerati, ma ci sono anche, è andato un attimo in palla, ci sono anche dei temi, vedete, molto puliti, il che è sicuramente molto molto apprezzabile. Sapete che io non vado pazzo per questi temi tutti super colorati, e quindi quando ce ne sono di così puliti è sicuramente un bene. Qui abbiamo il multitasking con il tasto per chiudere tutto, il tasto per bloccare un'applicazione sullo schermo e il tasto per andare direttamente nel multitasking. In questo caso su 2 GB ne abbiamo 560 liberi, quindi tanti. Teniamo premuto per aprire Google Now. Purtroppo, lo vedete, i tasti qua sotto continuano a essere non retroilluminati e quindi sono sempre un po' cheap i tasti stampati sopra, che non si retroilluminano ma che rimangono sempre a vista anche quando lo schermo è spento. Ma insomma, è una cosa che sicuramente su uno smartphone economico possiamo sopportare. Dalle impostazioni abbiamo altre impostazioni di personalizzazione Asus, ve ne faccio vedere alcune, tra cui la possibilità di tenere premuto il tasto del multitasking per eseguire il tasto menu. E possiamo, tra le altre cose, una cosa che mi è piaciuta molto, premere due volte il tasto volume per aprire rapidamente la fotocamera. In questo modo siamo nella fotocamera e vi parlo della fotocamera, visto che Zenfone 2 Laser presuppone dei cambiamenti nell'utilizzo della fotocamera. Allora, avete visto, la velocità di apertura non è un granché, ci mette sempre un attimino ad aprirsi, e questo non vi dico che sia proprio frustrante, ma si poteva forse fare qualcosa in più. La qualità delle foto però è nettamente migliorata, il laser fa veramente bene il suo lavoro e guardate in quanto tempo ci mette a mettere a fuoco. Appena mi giro è già a fuoco, è veramente sorprendente. E una cosa che mi è piaciuta è che al buio si ha sempre quell'effetto di aver appena scattato una foto venuta un po' così così, proprio perché si è al buio, e invece devo dire che al buio si comporta abbastanza bene. Guardate, queste sono foto fatte al buio, anche qui ne ho fatte due o tre perché avevo sempre paura che non stesse mettendo a fuoco, e invece era sempre a fuoco, il che è veramente sorprendente. Qui abbiamo colto un po' di gente che stava cenando, anche questo ovviamente in casa con luce artificiale. Fotocamera frontale, che anche questa non si comporta male. Anche qui scarsa illuminazione, ci sono dei quadri e si riescono a vedere bene, ha bruciato un po' le luci ma non troppo. Insomma, non sarà la fotocamera dell'anno, ma c'è stato veramente un passo in avanti rispetto allo Zenfone 2 da 5 pollici che avevamo recensito a maggio. Devo dire veramente complimenti ad Asus, perché non sempre quando si dice di migliorare una cosa poi la si riesce a fare davvero. Qui invece c'è stato sicuramente un miglioramento, oltre al fatto che ci sono le solite tante modalità differenti, fra cui quella a luce bassa che ci viene anche proposta, quindi non dobbiamo necessariamente sempre andare a ricordarci di attivarla, ma appare una freccettina con un tastino per attivarla velocemente quando il telefono ritiene che possa essere conveniente attivarla. Foto 8 megapixel in 4 terzi, 6 megapixel in 16 noni, video invece in Full HD al massimo della risoluzione. Insomma, avete capito, questa fotocamera mi ha convinto, soprattutto in uno smartphone così economico, non c'è molto meglio di quello che avete appena visto. Andiamo nel browser web, che ha la solita linguettina che, come sapete, mi piace moltissimo per navigare. Avete visto qui tutte le varie opzioni, questa è la linguettina di cui vi parlavo per navigare all'interno della pagina, non ho ancora finito di caricare, quindi lasciamo che finisca di caricare. Ok, ce l'ha fatta. Allora, qualche glitch c'è assolutamente, ma una volta che ha caricato devo dire che è discretamente fluido, non fluidissimo ma si comporta bene. Ecco qua, doppio tap, diciamo che avendolo utilizzato quasi solamente su siti che si adattano bene ai mobile, questi rallentamenti solitamente non si notano, sono rallentamenti che si notano sui siti più pesanti, che riesce a gestire ma che non saranno fluidissimi e magari super godibilissimi. Andiamo ad aprire il nostro Modern Combat 5,
La GPU è un Adreno 306, avendo, come vi abbiamo detto, essendo passati a un processore Qualcomm, quindi si abbandona processori e anche processori grafici di Intel. Non ci saranno il massimo dei dettagli, ma si riesce tranquillamente a giocare anche con i giochi 3D un pochino più pesanti, quindi ops, mi sono appena lanciato nelle fauci del nemico, però vedete ci sono i riflessi, c'è qualche riflesso, c'è la luce che filtra attraverso il tetto, anche se come vedete è un po' un effetto fittizio, ma insomma eccolo lì, devo dire. Un telefono in cui si riesce anche a giocare, anche grazie al fatto che ha 16 GB di memoria interna. Non sono tantissimi, ma un paio di giochi un pochino più pesanti riuscite comunque a metterci. Andiamo nel lettore musicale, eccolo qua. Lo speaker è posto qua dietro, il volume non è altissimo, la qualità è ok, il suono comunque non viene coperto perché vedete qui la scocca comincia a rastremare e quindi quando lo poggiamo su di un piano rigido questa parte qui non viene assolutamente coperta e anzi sfrutta il piano per fare un po' di effetto risonanza, un po' di cassa di risonanza e quindi riuscire virtualmente ad aumentare leggermente il volume. Tra le modalità software che abbiamo, perché qui abbiamo veramente tantissimi tra software preinstallati e funzionalità aggiuntive, abbiamo intanto la modalità semplificata che ci permette di utilizzare un'interfaccia appunto a icone molto grosse per chi non sa utilizzare lo smartphone. Abbiamo la modalità priorità utilizzando i tasti del volume che sono questi qua dietro, non l'ho specificato, ma penso che ormai molti di voi avranno imparato a riconoscerli. Quindi modalità prioritaria per le notifiche assieme alla modalità silenzioso. Quindi abbiamo la modalità normale, la vibrazione. Se abbasso ancora, va in modalità silenzioso dove silenzia tutto ma non le sveglie. Quindi diciamo una gestione abbastanza classica, però integra la priorità delle notifiche. Quindi bene. Avete visto il doppio tocco? C'è l'Auto Start Manager dove possiamo scegliere quali applicazioni possono avviarsi all'avvio e quali no. Abbiamo la modalità ad una mano, se premo due volte il tasto Home, vedete l'interfaccia si sposta, si sposta ed è possibile anche ridimensionarla, quindi doppio tasto e diventa grande, doppio tasto e diventa piccola. Va nell'ultimo angolo che avete utilizzato, quindi non dipende dalla mano che state utilizzando, cose così. Poi, come avete visto, dovete spostarlo tenendo premuto. Se mi riesce. No, non mi riesce, va bene. Ok, torniamo a schermo intero, eccolo qua. Dalla galleria, tra l'altro mi piace anche la galleria perché dalla galleria è possibile fare dei collage video, dei collage e dei mini video dalle foto che abbiamo realizzato, e in più questi mini video sono anche gestibili in modo autonomo dalla modalità mini movie. Abbiamo poi la modalità bambini, abbiamo lo sfondo animato in base al meteo, abbiamo un'applicazione del meteo basata su AccuWeather. Tra l'altro molto molto completa e ricca veramente di informazioni, fra cui anche i livelli UV, l'alba e il tramonto, veramente tantissimo. Forse un po' troppo, nel senso che onestamente magari Dr. Safety o Clean Master ne avremmo anche fatti a meno alla prima installazione, e così magari anche altre funzionalità. Asus magari potrebbe proporre il download aggiuntivo tramite proprio store, non ha un proprio store, fa scaricare le app dal Play Store, che va anche bene, magari potrebbe suggerire il download di alcune di queste applicazioni a parte. Dicevamo, rispetto allo Zenfone 2, qui abbiamo uno smartphone dual SIM, una batteria removibile, più piccola ma con un'autonomia leggermente superiore,
una fotocamera che adesso ha il laser autofocus. La fotocamera frontale da 5 megapixel è più leggero e adesso è da 16 GB di memoria interna, a partire direttamente da 16 GB di memoria interna. Gli svantaggi rispetto all'altro Zenfone 2 è che non ha più l'NFC e che lo schermo non è più IPS. Non che il modello da 5 pollici del Zenfone 2 classico avesse uno schermo brillantissimo, qui diciamo che il fatto di non essere un IPS sicuramente vi conferma il fatto che non è uno schermo brillantissimo, ma il problema più grande, ve lo confermo, è quello della luminosità automatica. Mettendola in manuale riuscite in buona parte a contrastare il problema di cui vi parlavo. Quanto costa questo Zenfone 2 da 5 pollici? Costa 199 euro. Il prezzo non è aumentato, ma lo smartphone è migliorato. Adesso Zenfone 2 da 5 pollici, che fra tutti gli Zenfone 2 provati fino ad oggi era forse quello che ci aveva convinto un po' meno, adesso invece ci convince appieno. Asus ha fatto veramente quello che doveva fare, ovvero andare a risolvere tutti una serie di piccoli punti, anche qualcuno forse non necessario, nessuno gli aveva chiesto di, tra virgolette, cambiare il processore, ma lo ha fatto con uno forse probabilmente a maggiore compatibilità. Per questa recensione di Asus Zenfone 2 Laser da 5 pollici, quindi ZE500KL è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.